Tornare 15 minuti di tolleranza per gli automobilisti in cerca di tagliando per il parcheggio? Non c'è motivo. Lo ha deciso l'azienda Sostare, che replica così alla mozione approvata ieri sera dall'amministrazione comunale, che obbliga a reintrodurre 10 minuti di cortesia. Quello che in origine era il quarto d'ora concesso dagli addetti dell'azienda per dare a chi parcheggiava sulle strisce blu il tempo di procurarsi il biglietto per la sosta, e che già da qualche anno era stato abolito. Una concessione, spiegano da Sostare, che da quando sono stati introdotti i parcometri non avrebbe più ragione di esistere. Ecco perché. Col parcometro, che sono dislocati, ce n'è uno ogni 27 stalli, quindi quando l'automobilista deve proprio allontanarsi, si allontanerà di 100 metri e avrà sempre la macchina a vista per comprare il tagliando. E tra l'altro, come dicevamo, col tagliando gratuito e sosta uno parcheggiava per un'ora, comprava il tagliando di un'ora, oggi può comprare anche le frazioni di un'ora con un minimo di mezz'ora, quindi con 40 centesimi si comprano 32 minuti di sosta. A disposizione degli automobilisti si giustificano ancora da Sostare. Adesso anche il nuovo dispositivo elettronico ricaricabile, in commercio da qualche tempo a Catania, attivabile al momento del parcheggio, che consente di pagare il tempo effettivo della sosta evitando il rischio di multe. E se spiegano dall'azienda, esistono motivi economici che non permetterebbero più all'azienda di far fronte alle perdite causate dall'originario quarto d'ora libero, gli automobilisti catanesi sembrano non prenderla affatto bene. Sarebbe una cosa buona dare questo tempo magari di andare a prendere il biglietto, comprare il pane o la frutta. Per me sarebbe una cosa giusta di 15 minuti. Capisco che mettersi a confronto con i catanesi può essere difficile, perché siamo molto particolari, carattere molto particolare, però mi sembra anche un particolarmente eccessivo. Mi sembra una misura alquanto drastica se non si sistema il piano viario urbano. Per il resto è ovvio, chi trasgredisce ha trasgredito il codice della strada e quindi la penale va pagata, ma prima di ogni cosa gli amministratori debbono pensare a fare bene il loro lavoro.